Ciao, video haul dove vi farò vedere tutti i prodotti che ho comprato in questi ultimi 2 mesi. Allora iniziamo subito. Uno dei primi che ho comprato è stato questo, mi è stato consigliato da una di voi e devo dire che lo sto testando. Poi dopo nel top e flop vi farò sapere se va bene o no, almeno per me. Quindi questo l'ho comprato a 2,50 euro, non arrivava a 3 euro. Bello grosso, guardate. Poi sempre parlando di trucco, sempre questo l'ho preso al Lidl, in pratica questi sono usciti diciamo per l'inverno se non erro. Io soltanto per adesso sto utilizzando questo qua e devo dire che mi piace l'idea di avere una mini palette in un prodotto. Adesso vi parlerò di un prodotto nuovo che diciamo che è appena uscito, l'ho pagato 1,99 euro, mi piace molto la confezione, vedete? Se mi seguite in Instagram vedete che ogni volta che io compro un prodotto, ogni volta che io compro qualcosa vi metto la foto. Già ho fatto diciamo una mini piccola review di questo qua, mi piace moltissimo, questo l'avrò comprato diciamo appena uscito. Guardate, carinissimo. E di questa linea mi è piaciuta molto perché tutti gli ombretti c'hanno questa E che è l'aprirla. Mi è piaciuto carinissimo. E gli smalti hanno la N, e i rossetti hanno la L bella grossa. Quindi, carinissima. Ci sono 4 colori, uno viola, che alcuni ragazzi dicono che è un blu. Io l'ho visto viola, c'è il marrone, c'è un rosa e c'è questo. Andrò alla ricerca di quello marrone perché davvero mi è piaciuto moltissimo. Continuando con il trucco, ho comprato questo all'Essence, 2 euro qualcosa. Scusate che è un po' sporchino, però con questo mi sto dando l'eyeliner. E il pennellino viene in questo astuccio, così. È carino, mi sta piacendo un sacco. Poi dopo, dai cinesi, ho preso questa lima in vetro, la sto utilizzando e davvero mi è piaciuta molto. Questa l'ho pagata 1,50 euro e devo dire che mi piace, a me sinceramente mi piace. Poi poco tempo fa nel Lidl c'erano queste spugnette, quelle qua. In pratica sono 3, le ho pagate 1,30 euro. E davvero ragazze sono buonissime, io le sto adorando, una sta in uso adesso, purtroppo al Lidl a volte arrivano delle cose che non mettono sul volantino, niente, mi piace perché proprio loro vengono dentro diciamo al suo sacchetto e in più vengono sigillate. E adesso vi parlerò del dentifricio che mi sta piacendo. Questo qua lo avrò pagato 1,30 euro, 1,50 euro l'acqua sapone e mi piace. E non lo so se anche voi utilizzate i dentifrici di questa casa qua, dell'antica erboristeria. Io in precedenza già l'avevo utilizzato, però a me piace cambiare e per adesso questo qua è quello che ho preso. Allora, questo sapone, anzi, questo gel lavamani con antibatterico è buonissimo, 500 ml, profumazione è buona e è buonissimo. Questo costa 1,50 euro, 1,49 euro, qualcosa del genere, è davvero ottimo ragazzi. Ho comprato anche questo dei Provenzali, questa crema giorno, si chiude così, tutta la linea è fatta così, viene in una scatolina, io l'ho pagata intorno a 6 euro qualcosa, adesso è in offerta in 5 euro. E giorni fa ho preso il latte viso detergente. Io avevo sentito alcune ragazze che si stavano lamentando perché dicevano che bruciava gli occhi e a me sinceramente non mi sta bruciando niente, l'ho pagato 2 euro, 2,50 euro in offerta. C'è anche il tonico. Però io, sapete che io il tonico lo sto facendo, io uso quello mio che fra poco arriva il tutorial, sia il tonico al riso nero che è uno dei miei favoriti, e poi c'è il tonico alle rose fatto in casa.
Ok, questo qua, eccolo qui, c'è un odore uguale, sono odori che non danno fastidio per niente. Questo qua lo sciacquo perché sempre ho sciacquato il latte, viso, so che alcune ragazze non lo fanno, però io di solito lo sciacquo perché avendo già il viso grasso, questo è molto idratante e soltanto passo un po' d'acqua e continuo con la mia routine. Allora ragazze, ho preso questo qua, che ha un ottimo inci, in pratica è un balsamo labbra biologico dei provenzali. Il problema che ho con questo è che non riesco a farlo uscire, cioè non lo posso aprire proprio. Io non so se la mia confezione è venuta così o se questo balsamo è così. Per cortesia, se voi sapete come si fa, perché vedete, lui mi gira. Però è rimasto fermo lì. Io a questo punto quello che ho pensato è cercare di cacciare proprio il balsamo e andarlo a rimettere in un altro contenitore. E mi dispiace perché davvero è carinissimo. Questo mi è costato 3 euro e qualcosa, intorno ai 4 euro. E una cosa che volevo dirvi è per i primi 2 minuti sta un po' di strano qua. Cioè, però poi dopo sparisce il sapore, però mi rimane lucido sulle labbra. Ok, ragazzi, prima di parlarvi di assorbenti, io ce l'ho un video, che lo metto da qualche parte, dove ho parlato delle coppette mestruali. Purtroppo io non sono stata, diciamo, fortunata. Ho testato ben due coppette mestruali e con tutte e due non mi è andata bene. Quindi purtroppo devo continuare a utilizzare gli assorbenti e dico purtroppo perché questa è una delle cose che più inquinano l'ambiente. Questo non si possono riciclare né questo né i pannolini, quindi questo va a finire in una discarica. All'anno sono tonnellate e tonnellate di questi tipi di rifiuti che davvero noi siamo donne che purtroppo non possiamo farle a meno, noi abbiamo bisogno di queste cose qua. Allora, però visto che li devo utilizzare per forza, diciamo che uno dei miei preferiti, io ho utilizzato diverse marche, con quelle che mi sono trovate, diciamo, meglio sono queste qua, di Eurospin. Mi piace il fatto, vedete, non lo so se voi le conoscete, il fatto è che non sono quelle plasticose. Questi qua non sono plasticosi, sono morbidi e già lì mi piace perché se c'è una cosa che a me dà molto fastidio sono gli assorbenti plasticosi. Io li odio, non mi vanno bene, mi danno un fastidio che, anzi, li odio proprio. E sempre vado alla ricerca di comprare gli assorbenti. Io non mi fido molto delle cose che ti dicono che hanno l'aloe, che non le hanno, che hanno questo. Io sempre vado alla ricerca di queste qua. Questi qua mi piacciono perché hanno il suo coso per poi dopo andare a fare il rotolino. Allora, io utilizzo di questa qua, marca qua, Fiore di Magnolia, sia la linea notte, sempre ultrali, e poi quella di giorno. Però sinceramente io mi sto bene anche con quelli più lunghi, a me piace, mi sento più sicura, non sto così con la fissa, oddio, può capitare qualcosa, allora di solito le prendo così. Però l'altro giorno non potevo andare all'Eurospin perché mi trovavo al Lidl e ho detto andiamo a provare questa marca qua. L'ho presa, diciamo, ho detto oddio, speriamo che almeno non siano plasticose, perché io in precedenza avevo utilizzato questi qua, però mi sembra che la confezione era diversa, non ricordo bene. E quindi l'ho presa sempre long per lo stesso e devo dire che mi sono trovata bene. Questa è la seconda confezione che ho comprato e adesso vi faccio vedere uno, lo apro, sono carinissimi, non hanno lo sticker, però guardate come sono dentro. Hanno questo tessuto così, tessuto no, queste fibre così, e davvero che a me piacciono. Adesso sto alternando, se sto all'Eurospin compro questo, se sto al Lidl compro questo qua. Questi li ho pagato 1,30 euro, forse non passa dell'1,50 euro, invece questi qua costano 1,10 euro. Poi ieri che mi trovavo a Linz, sono stata anche a Linz e mi trovavo in un'altra città, non quella mia, e ho visto questi qua. Io mi ricordo che tanto tempo fa, quando diciamo 2 anni fa, nella mia città, avevo vicino Linz, una volta ho preso degli assorbenti per testarli, però io non mi ricordo adesso se mi erano andati bene,
o mi erano piaciute, niente. Allora, nel dubbio, ho detto, me li prendo. Adesso andrò ad aprirli e io mi auguro, davvero mi auguro che siano, che almeno il tessuto siano come quelli là. Vediamoli. Ok, c'è questo qua. Ah, ok, perfetto. Non sono questi quelli plasticosi, però sto notando che non sono nemmeno come i miei preferiti. Cioè, il tatto sembra più morbido questo. I più lunghi sono quelli del Eurospin. Quindi penso che mi troverò bene. Adesso è questione solo di testarli. Questo l'avrò pagato 1,30 euro, 1 euro qualcosa. Sempre da Lins ho preso questo shampoo biologico. Dici che per tutti i tipi di capelli, che non contiene coloranti, parabeni. Sempre da Maurice ho preso questo shampoo senza PEG, parabeni, coloranti, siliconi. Ho dato uno sguardo così all'inci, così non mi è sembrato un inci cattivo, perché anche se qua mi dici parabeni, queste cose qua, io non mi devo fidare sempre di quello che dica qua, ma io devo andare a leggere qua, però devo ricontrollare l'inci, non avevo il tempo per stare lì con la mia app, quindi l'ho preso al volo. Qua mi dice che c'è l'aloe, che c'è la cheratina e che è il libro di parabeni. Vediamo che cosa odora. Oddio, non mi piace l'odore. Se voi l'avete provato, ditemi per cortesia che non lascio questo odore nei capelli. Aiuto. E beh, niente, questo l'ho pagato 1,30 euro, 1,60 euro, forse 1,50 euro, adesso non ricordo perché. Là ho preso queste cose. Ho preso questo, l'ho ritrovato. Ho detto nel dubbio di questo qua. E prendo anche il mio Vidal. Questo diciamo che è uno dei shampoo che me li fa tenere puliti per almeno 48 ore. E poi sempre a Lidl ho preso questo della marca Sien, che in pratica dovrebbe essere per fare massaggi. Allora non mi è piaciuto una cosa. Questo non è il regolatore, quindi a me mi sta grande. Quindi allora per me è uguale come se non l'avessi, devo andare così. Ancora non l'ho testato per bene. Legno, e vedete, ancora un po' nuovo. L'ho preso almeno per dare i massaggi, però ancora no, non ho capito come fare. Se voi mi potete dare una mano, come potrei sfruttarlo almeno. So che non si può mettere sotto la doccia, altrimenti lo dicessi, che si poteva bagnare, essendo di legno. Penso io che sia legno. Non lo so, che magari con un olio, qualcosa sulle gambe. Sempre a Lidl ho preso questa saponetta dei Provenzali. L'avevo pensato per il viso, sinceramente. Però poi, leggendo un po', cercando un po' informazioni su Lynch, su queste cose, ho visto due o tre bollini che non mi sono piaciute per niente. Allora le utilizzerò per il corpo. E nel prossimo Top & Flop vi farò sapere tutto. E poi per finire vorrei parlare soltanto che quando stavo là a Linz e stavo cercando qualcosa, qualche snack, qualche biscotto, ma tutti quanti avevano l'olio di palma. Ho trovato queste qua che al posto dell'olio di palma c'hanno l'olio di girasole e altre cose che io sinceramente non me ne intendo, però queste, diciamo, queste tortine, le carote e mandorle light, è buona, è un po' dolce per i miei gusti e io l'ho presa con il caffè amaro, cioè senza zucchero. C'è dentro dei piccoli pezzettini morbidi, penso siano delle mandorle e mi sono piaciute. Poi dice che c'è il 90% in meno di zucchero. Niente ragazze, io spero avervi tenuto compagnia, che questo video vi sia piaciuto. Lasciatemi giù sotto nei commenti quale dei prodotti avete già testato o volete testare o magari se vi piacciono questa tipologia di video. Io vi mando tanti besitos e al prossimo video. Ciao!